Ma lo sapete quanti ne siete? Siete 25.000 persone. Cioè, si è trasuto in da storia, pura geografia! Allora, già vi dicevo, la discoteca a me fa impazzire, perché ognuno quando va in da discoteca a Napoli è bello quando balla. Già mi piace il movimento a me, il primo movimento è questo. O ballare un capitone. Niente di meno quando ti arretira a casa un rascio metti in da una vasca. Poi c'è sta chillata che a me mi fa impazzire. E chi non la che non stiamo a mantenere un ritmo della musica. E fa così, fa. Poi bello e buono perché nessuno sta pensando e fa. Che se lo mette una bancarella sta rinfrescando pure un cocco. Poi c'è sta sempre chi l'altro che balla così, ci ha fatto caso. Che sta pure un tipo vicino, frate, è mondo che la lampadina, frate, ma. Posta sempre un maglione che balla così. Una pizza a me, una pizza a te, vai, una capricciosa e una maranara, frate, vai. Poi c'è sta chilla che quando va in data discoteca non è che balla, da spartere. Fa così, fa. E io questo sì, cosa, un po' scemo, è vero. Grazie. Buonasera, grazie! Grazie! Grazie, grazie! Grazie!
Continuiamo questo applauso per il maestro Frank Carpentieri. Frank Carpentieri. Bene amici, si chiama Frank Carpentieri e fa il DJ. Era meglio se si chiamava Frank DJ e facevo Carpentieri. Frankie. Bene, innanzitutto buonasera veramente a tutti voi. Stasera vedo un pubblico straordinario. Voi generalmente in prima fila ai nostri spettacoli c'è sempre bella gente. Stasera ne è capitato. Io quello che volevo dire... veramente una cosa esagerata. Voglio fare anche complimenti a queste due signore che si hanno abbinate proprio tutte insieme. Questo color melone ci manca solamente un prosciutto che ha fatto l'antipasto. Complimenti veramente di cuore, perché era quello che ci voleva. Io, se gentilmente si riesce pure a presto in prima fila, lo dico soprattutto agli amici che stanno all'angoppa e stanno pigliando pure fritta, perché evidentemente ci può pure un maglioncino all'angoppa. Oh signore, non si vedeva dal 1978 un calzettino bianco, sì, che vada a filare combinato. Veramente è una cosa assurda. Io mi auguro che non è un calzettino, ma si è ingessata, perché sennò veramente non ci deve essere una spiegazione a quello che si è filato e combinato. Una bella serata, vedo sto mallone, c'è sto ingessato. È veramente simpatica questa situazione, c'è sta pure Frank. Complimenti per la postazione, Frank, veramente ci mancano solamente due limoni e pare che vin Operiumus. Comunque, amici, spegniamo le luci in sala perché veramente vedo che sono forti, qualcuno sta pure spillicciando. Io sinceramente, ma purtroppo io vorrei iniziare, ma non è facile perché vedo anche dietro ai due mellonari, vedo complimenti. Quelle quattro signore là che veramente sembrano direttamente da Giochi della Gioventù, è una soddisfazione. La signora ancora non ha capito, guarda, perché si gira, non ha capito che sto parlando di questo, è una cosa bellissima. Allora, la signora ha detto sembrano un po' giovani, si è girata, no, signora, si sta venendo con voi. Ci sta questo signore qua che è bellissimo, questo cacciacca cammello, veramente. Pensa che ci visto qua fuori vicino a due macchine in un Bedouin, pensa che ero suo perché è venuto... Comunque, signori, io che vi devo dire? Spesso... Allora, possono ridere tutti stasera, tranne calzettiera bianca, perché in quelle condizioni non si ride. In quelle condizioni, una è zingola e se ne va, lascio calzettino in coppa seccia e se ne va. Comunque, tu vuoi fare così, ti faccio fare una macchina insieme alla comitiva della simpatia che sta qua. Comunque, amici, spesso si parla male della campagna, si parla male del sud. Ed è una cosa veramente spiacevole. Io sono abbastanza ottimista perché credo che i giovani possano essere veramente il pilastro forte della nostra regione, per poi essere più valorizzati magari anche al nord e perché no in tutto il mondo. Proprio i bambini, i giovani, stasera c'è qualche bambino in sala? Eh? C'è qualche bambino che è venuto? C'è qualche... O sono solamente tauti in prima fila? Io voglio sapere se ci sono dei... se c'è un bambino... Ecco, vedo che c'è un bambino che dice ha reso un capitato, però io... cioè, quanti anni hai tu? 11 anni, guarda, che bel bambino, che giovanottone. Questi bambini che già fanno delle colazioni diverse, che crescono in maniera diversa. Pensa, io, tu come ti chiami? Gabriele, vedi com'è l'arcangelo. Infatti sta all'angoppa. Io quello che voglio... Vi giuro su mia mamma non è niente di preparato, perché se ci sta sistemato un creatore all'angolo, invece Arcangelo è venuto con le sue ali, che pieno sue, voglio dire. Comunque, io per esempio a mio nipote gli ho regalato la PlayStation, quella che si combatte 24 su 24 contro un mostro. Mio nipote si è messo là vicino e combatteva sempre contro un mostro. 24 ore su 24 a combattere contro un mostro. In dimeni sono usciti, sono trovato troppo 48 ore, se ancora non potevo combattere contro un mostro. Che a un certo punto pure un mostro, è vicino a nipote, ma frate, ma non si può apparare. C'è un mostro che mi ha chiesto, un mostro che mi ha chiesto. Perché oggi attraverso i giocattoli riesce a capire se un bambino è ricco o un bambino è povero attraverso i giocattoli. Infatti a Natale stavano aprendo regali sotto al labbro e a un certo punto ha aperto il giocattolo un bambino ricco e sopra c'era scritto Made in Cina. Ha aperto il giocattolo un altro bambino ricco e sopra c'era scritto Made in Taiwan.
Ha avuto giocato un guaglione povero, la coppa si è iscritto, ma darà ancora 15 euro patata. Ma Gabriele è grosso, bello fisicamente ed è importante che voi cresciate bene. Perché la cosa bella è che già le colazioni sono diverse dal mattino. Io quando facevo colazione a prima mattina si parlava a Massimo Rabbonano Murosacottino. Del tegolino si vociferava che esisteva, ma mai si vide in casa mia, mai. Oggi si fa colazione con il yogurt 5 cereali, con il panciocco. Dice, con cosa fai colazione tu? Ma io mi mangio un panciocco. il panciocco. Buonanotte di me, a me. Ma ricordo il Stefano Mottini che ha fatto veramente delle catastrofi, si chiamava Buon di Motta. O Buon di Motta, fatto più morto Buon di Motta che kamikaze a Baghdad, perché o Buon di Motta, tre morti, si annuzzava in canna, asce proprio cannarone, si pigliava il tonsillo e gli vanno a fare marenne in danno un bar, terribile. Ci stava una cosa che si chiamava chicchirichì, che era una cosa acciucculata, ma niente che ci stava, panno o polistirò, mentre papà mattino rapeva si faceva barba. O pavesino, magari era carta patrata, non lo pigliava, si allisciava il collo. Una cosa assurda. C'erano le patatine, tutti mangiavano le San Carlo, papà portava delle patatine, si chiamavano crick croc, erano i cart. Ti mangiavano a bussi, in tuo bagno cacciava i volantini. Una cosa allucinante, una cosa allucinante. C'era una bevanda, oggi si beve di tutto, c'è di tutto oggi da bere. C'è la Coca-Cola Light, Light, e l'ha fatto. Oggi ci sono delle cose assurde. Il tempo nostro, penso che la signora Tauto si dovrebbe ricordare. C'era una bevanda a base di anidride carbonica, si chiamava idrolitina. Tira sbattere un'ora e mezza così, si dà beve in tutto, un litro, facevano rutti scaraviorni. Una cosa eccezionale, eccezionale. Oggi invece si fa colazione con... con il panciocco, una cosa allucinante. Ci stavano, vi ricordate tic tac? Ma perché tic tac in due pacchetto l'ultime tre caramelle si azzeccano sempre sotto? Che tu paro scemo, stai un'ora e mezza così, che mo ci capito perché si chiama tic tac? Che prima ti vengono un tic e poi ti affanno tac. Le big bubble, le gomme, le big bubble, te le mangiava tre, facevano un palloncino, ascevano un canotto. I wafer, tutti mangiavano i wafer, che bontà. Papà portava, i wafer si chiamavano LD. Erano battiscopi con la cioccolata coppa. Erano... Ma allora... Ma, amici miei, ma qual è il più grande biscotto di tutti i tempi? Ne cazzettiello qual è? Qual è? Il più grande biscotto di tutti i tempi rimarrà sempre lui. O Gran Turchese. O Gran Turchese è il signor Frollino. O Gran Turchese ti nati nozze e latte. Tino Gran Turchese a mano è strepitoso. Metto solamente la puntella in. O Gran Turchese si è squagliata. Tieni un Gran Turchese a mano, tieni una poca mano surata, sei squagliato un Gran Turchese. Papà pigliava una busta di biscotto 850 kg, voglio, mi dovete credere, ma da Muri Frank, non si squagliavano con niente. Una volta pigliavano un biscotto, mettevano 30 all'acquaraggio, aspettavano 4 ore così, dopo 4 ore accettano e davano un biscotto. Era meglio. Un altro aspetto positivo, per esempio, della nostra società napoletana, sapete qual è? Le donne. Perché le donne sono strepitose, sono eccezionali. Soprattutto la donna del sud, te ne sembra così più, qualsiasi cosa, la donna del sud tu da sempre più. Per esempio il corno, ti abbuffa, cioè ti dà delle soddisfazioni. È una cosa, mica pare c'è loro che stanno, vanno da tragione. Sono eccezionali, perché... Quanto è bella anche la donna che quando esce con l'uomo qualsiasi cosa la fa spendere sempre all'uomo, ma sempre più, è straordinario. Tu per esempio esci con una ragazza, vai a cena, paga sempre l'uomo. Esce dalla cena la ragazza, ci vogliamo andare al cinema? E qual è il problema? Te so, paga sempre l'uomo.
ci volessimo bere una cosa, dice la ragazza, e dico, amore, andiamo, non è che paga sempre l'uomo. Quando è che vogliono si ricorda una mezza cosa, gli fanno un minimo gesto, quando si trova in coppa tangenziale, annanzu casa all'anda, mentre tu stai facendo gesti cacci, soldi, stipiglia, ti blocca, ma ne fa, ma sei impazzito, ma che è? No, non mi piace così, no, no, così no. No, 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 no. Se vuoi uscire con me, dobbiamo dividere. Tu fino a mo mi schiattato un corpo. Ah, ma io ne fa... No, la tangenziale la pago io. Capuro casa all'anno tu guardi schifato. Dice, vai, vai, zuozzo, offro io, vai. E per non parlare dello shopping, quando vai a fare shopping, la ragazza all'uomo ci sembra, ma che tu che ti fa? Ma che tu mi... Che tu che ti fa? Ti non guarda roba, casa ragazza, roba, e ti metti sempre così. Che ti fa? Invece la donna è precisa. Tesoro, voglio quel reggipetto là. Va bene, amore. Quanto costa? 350 euro. 350 euro il reggipetto. Ma quello è a balconcino. E ora faccia via Petrarca. Dove? Perché la donna è maliziosa. Per esempio, se devi fare l'amore, adesso devi trovare il punto del piacere, il punto G. Mentre facevamo l'amore, stavo, amore, trova il punto G, trova il punto G, aspetta un attimo, adesso sono tutto solo. Trova il punto G, trova il punto G, aspetta, chi è una carena. Trova il punto G, trova il punto G. Trova il punto G, trova il punto G. Adesso io non trovo posto per la macchina, trovo il punto G, seconda capatoia. Per le donne hanno fatto tutto, anche l'utero in affitto. Vi immaginate se femmine che camminano con la scritta affittasi? Addirittura un nonno mi sa scritto vendesi. Aggiunta nonna sotto, sì, ma da ristrutturare. La donna è precisa, se ti deve dire una cosa te lo dice. Mentre facevamo l'amore, a un certo punto vogliono mi bloccare, certo te so, con i peli della barba mi stai graffiando tutta la faccia. Tu capire le cosce, mi stai stracciando il telo in su. Se struscia la coscia vicino alla macchina, c'è la autofaletta, a chi? E me ne era zanzare, prima tra un morto, ti fa spadaccino che pila. La donna è terribile, perché oggi vedi questi uomini di 80 anni, tipo Cammello, vedi questi la moglie sarà polacca perché ogni battuta fa spiegare un marito, magari. È una coppia internazionale, se è beduino, se è polacco, so che cacchio no. Oh cazzo ti, ma che rino fa? Allora, no, ti voglio far capire che sei l'unico che... Cioè, sta zitto. Allora... Oggi vedi questi uomini di 80 anni che comunque fanno i brillanti che guagliano cieli di 17-18 anni. Vi immaginate un uomo di 80 anni con una ragazzina di 17 anni? Un uomo di 80 anni, la scena. Te, insomma, mamma ti ha raccontato come si fa l'amore? No. Ehi, mamma che cazzo, ma ricordo niente. Perché per le donne hanno fatto tutto, le ci mette a balconcino, hanno fatto tutto, perché una donna se c'è il seno piccolino si dice a coppa di champagne. Allora, ma non era alcuni che te ne tante, che te ne accascette Coca-Cola. Io tengo un'amica mia, talmente piatta, ma talmente piatta, ma talmente piatta, che a un certo punto pure i capezzi lo sanno guardata, ha detto, ma fosse molto brufo, non ce ne si m'accorto. Per le donne hanno fatto tutto, hanno fatto perizomo, non è una mutanda, è una corda e chitarra. Sì, a femmina mentre cammino partono i pezzi di Pino Daniele, è una cosa assurda. Mamma si metteva una grandissima mutante di nylon, si sentiva pure la canzone, oh nylon, nylon. Che qualità era mamma, mentre camminava facevi scintille, papà si appicciava le sigarette vicino alla mutante di mamma. Aspetta un attimo, mamma, un attimo sto muzzone che ci appicciava. Oggi per conquistare le donne si va in discoteca. Da quanti anni, signora, lei non va in discoteca? Quando Garibaldi faceva 18 anni? Siamo nel 1000 loro in dologo. Oggi, signora, per conquistare le donne in discoteca, oggi per conquistare le donne in discoteca vi resti guagiuna che ballano già in una maniera straordinaria. Sempre con questa mano che sta. Ma pare che tenga un panariello alla mano. Sta pure tipo che è tuzzulo, è asciuto, si sta andando 46. Un capisci niente, stanno a tanzare la nuova. E sta a te ce ne pure. Sta pure tipo che fa. Uah, che sottrasciuto loco, dinda. Che la femmina mi sta guardando. O compagno.
Vasco, e mamma ti discuta di ciao raga. Vedi? Tu vi resti guaglione con sti maglio tutte attillate russe facce. Vasco ti fa tra lampe, no, si è fermato sangue. Che non ce la fai proprio. Il napoletano, l'unico popolo al mondo che prima si chiama ammazzati chiede spiegazione. Una puttana non è che parte prima, no, chiede spiegazione. Succede così. Ma veramente si agisce? Ma che cosa? Ma stai venendo con me? Ma ci sapevo? Ma ci appartiene? Dopo mezz'ora, Pascambo, sai a chi? Toni, ma ci vogliamo un pacco, no, no? Poi trovi sempre quello in discoteca che a mano, sta sempre in discoteca che a mano cango, ma che è successo? Te ne sembra a mano cango, forse perché sono scemo con cuore, perché te ne sembra a mano? Oh, caso mi butta fuori fu scemo, ma mandane, guarda, Tony lo butta fuori tanto, da cina appunto, ma mandane, fammi fuori! In discoteca si avvicina sempre la ragazza bruttissima, che bella e buona, tutto sulle te gira e fa, ancora con un parolo mutturato, scusa le spalle, a me mi tieni spalle e mi chiesi scusa, che te ne faccio, che ci chieda perdona. Buonasera, buonasera, grazie, 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 buonasera, grazie, 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 buonasera, grazie, 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 grazie. Lello Musella, signori, quando essere brutti non è uno scherzo, o veramente sta facendo? Allora, grazie. Lello, complimenti di cuore, veramente pare che hai fatto un tuffo a mare e ti è rimasto un riccio in capo, te lo voglio dire. Grazie, scusatemi, grazie. È veramente imbarazzante tenere Lello Musella qua. Lello, ti volevo chiedere una cosa. Lello, ma stai ancora festeggiando Natale a casa? Perché? Perché che ti non struffo l'indamo tanto. Grazie, grazie. Grazie che Lello ti sto sfruttendo. Complimenti perché mi sei pure un cric. Allora, Lello Musella, guardate, è l'unico artista al mondo pataterna e grande. Guardate, annanzi a rete è uguale, non è uno scherzo. Guardate, è uguale, è uguale. Allora, Lello, cosa ci proponi di brutto? Perché di bello evidentemente non ci può proporre niente. Una canzone. Lello, ti volevo dire una cosa. Quando sei nata, mamma ti ha rotto le acque o ha tirato a catena? E devo chiedere. Mi fai sapere di scuola? Certamente. Lello Musella, solo per voi. Infatti, chi soffrirasse, rosonti. Allora, Lello, se ti vuoi avvicinare un poco, qualcuno che vuole sputare e te può cogliere, è un peccato che non lo può fare per una questione di distanze. Allora, Lello, attenzione al pungiglione. Allora, Lello, cosa ci vuoi proporre di brutto? Una canzone che si intitola Mentre facevamo l'amore. Ma chi l'ha lui? La canzone. Lello Musella, solo per voi. Voglio ricordare una serata di Lello Musella il giorno 28 novembre. Si esibirà all'ospedale policlinico perché io vado a Zifira e fa una nottata là. Approfitta per collaborare. Grazie, grazie. Grazie che Lello ti sto sfruttando. Lello Musella, solo per voi. Mentre facevamo l'amore, ieri i vicini si sono lamentati. Mentre facevamo l'amore, ieri quelli di sotto si sono lamentati. Mentre facevamo l'amore, ieri quelli di sopra si sono lamentati. E mai sono tornato oggi però. Grazie, grazie, grazie. Grazie, molto gentili, grazie, grazie. Lello, grazie. Complimenti veramente di cuore. L'unica cosa che ci fa sentire è un motore della macchina quando te ne fai. Te lo voglio dire perché è l'unica cosa che ci fa sentire. Lello, vuoi fare una piezza? Sì. Metti tu ciubino e battete, che sarebbe la cosa più bella. Lello Musella, solo per voi. Lello, ma ce l'hai un cavallo di battaglia? Sì. E assetta da coppa e battete. Allora, Lello, ti volevo dire solamente una cosa. Lello, tu sei talmente brutto che si vede all'Urdia, ma non te viene, sai che dici? Voglio, sono tanti anni che faccio il sumessino, ma veramente mi stiamo mettendo in difficoltà. E te lo dice Lello. Sì, sì. Però, dobbiamo dirlo, che davanti a Dio siamo tutti uguali. Ma tu si gira le spalle, Lello. Questa è la verità che tu non vuoi dire a nessuno. Allora, Lello Musella, solo per voi, farà un'ultima canzone e poi Lello si autodistruggerà. Grazie. Che è una bella soddisfazione. Per te, per tutti voi e per Gabriele. La canzone si intitola È tardi. Approfitta, Lello. È tardi. Questa è una postura per fare canzone oppure per esprimere altre cose, Lello? No, è un fatto tuo personale. E Tina di Line, Lello. Lello Musella, un grande artista, un grande personaggio. Stasera non è potuto venire qui e c'è Lello Musella. Allora, Lello. Grazie, grazie. Come si chiama la canzone? È tardi. Quindi, Lello. È tardi.
Sardi. Azio vera! Lello Mutella! Grazie, 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 grazie. Un'altra caratteristica, per esempio, della mia città Napoli è trovare una farmacia slitti Natale. Trovare una farmacia aperta di domenica è veramente una cosa complicata. Io abito a Fuorigrotta, qualcuno starà pensando a noi che ce ne fotte. No, ve lo dico perché mi fa piacere se si crea una complicità e una simpatia tra di noi. Vabbè, comunque, io abito a Fuorigrotta, non andavo sia dicendo, abito a Fuorigrotta. E dove? Magari e dove va andare in farmacia? Magari posso abitare a Fuorigrotta. E dovevo andare in farmacia. Dice, ma tu che dici? Ma tu che fai? Io veramente, ve l'ho detto che abito a Fuorigrotta e dovevo andare. Però sai che siamo proprio, ma ti posso dire una cosa? Ma sai che siamo proprio che cazzo tu quando zio? Ma noi abbiamo organizzato qualcosa, noi siamo troppo che cazzo, cioè noi siamo a dire come ti. Cioè noi pariamo insieme, ma noi per cazzo se non sfruttiamo questo fatto tu quando zio. O diciamo sempre. E non... cioè noi abbiamo... Ma pure si facciamo un pullman a Roccarà, cioè un pullman a Roccarà, se no ci divertiamo, tanto ci tengo il quattro personaggi mentre loco innanzi tipo canille che mettiamo proprio là. Affratemi un cazzottino che arrabotto, metto un cazzottino tipo apre magica, pure un navigatore dice no, fa scenere a chi, cioè si crea una cosa simpatica e metto pure la compagna mia che tiene il castagno. Comunque, Gabriele ha preso pullman perché è un fatto suo personale e non voglio che fa cosa a volo, ma io... Comunque, io forse non vi ho detto che abito... siete passati. Abito a Fuorigrotta, dove andare in farmacia? Trovare una farmacia aperta veramente complicato, di domenica. Comunque, andai in farmacia, cioè scesi in farmacia, non è che la farmacia salì. Scennetti, ma non è che sono tipo orgoglioso, la farmacia non so, oggi non va. Io scesi in farmacia. La farmacia era chiusa. Trovai un cartello con una scritta chiusa. E sotto c'era aggiunto, se cerchi una farmacia aperta, vai alla farmacia di Via Roma. Quindi mi misi in macchina. Lo traffico esagerato, feci una zona che si chiama Via Marina, trafficatissima, una cosa allucinante che poi alla Via Marina hanno messo lato velox. Cioè che in macchina vanno talmente chiaro che veramente al lato velox non fai fotografie, fai i disegnini, veramente, e te li invia a casa con calma. Finalmente, amici, zuppato di surore, arrivo finalmente alla farmacia di Via Roma. La farmacia era chiusa e trovo una scritta chiusa e sotto c'era aggiunto: dice la farmacia fuori rotto. Come se la pigliano festa loro, ci abbiamo festa pure noi. Una cosa assurda. Trovare una farmacia aperta è complicato, ma non vi dico le farmacie notturne, sono terribili. Le farmacie notturne non entrano mai niente, trasalati. Cioè, mi date la pillola per i capelli, c'ho la ricetta. Mi date la pillola del giorno dopo, c'ho la ricetta. Mi date il Viagra, c'ho la ricetta. Frate, fa una cosa, la ricetta, sta cosa, è giura. Ma quanto sono belle quelle signore anziane che vanno in farmacia, soprattutto quelle signore che quando parlano sbagliano i finali. Le conoscete quella che quando parlano fanno scusa, to. Mio marito soffre di diabete. Soffre di diabeto. Casta ricetta. Certa ricetta, ricetta farmacista, ma che ricetta madrata? Rispondete al signore, a ricetta lo casa til, mi ricetta che c'ha già lo ha int. Una cosa sì. In farmacia c'è chi cerca lo specialista. Tra sette dice, sentite, mi sono un vizio e fumo. Ma voi fumate tanto? Ma fumo una sigaretta, roppo un caffè. Vabbè, ma una sigaretta, roppo un caffè, non è niente. Oh cazzo, ma ci pure il caffè un giorno. Oh caffè. Entra un altro bellissimo, bellissimo tutto ciò. Tra sette chiste. Sentite, a me mi mancano 10 gradi a destra e 8 gradi a sinistra. Mi dite dove devo andare? Metto che oh zio, rimetto, che sta una macelleria. Ma si sbagliano!
ma si sbagliano soprattutto gli anziani. Io vi devo raccontare questa cosa il mio nonno, perché è bellissimo. Mio nonno una volta, perché gli anziani fanno delle cose, delle volte nella solitudine mi fanno anche tenerezza, fanno delle cose incredibili. Mio nonno cosa fece? Mio nonno chiamò una chat line. Allora io stavo a casa, alzai la cornetta e senti tutta la conversazione. Allora nonna, alzai la cornetta e senti che sto facendo. Lavoro nonna, a un certo punto c'è vicino a che se ne ma pigliate una bentelà. Che poi la bentelà tu ne prendi un poco, ti apre il polmone. Ah. Detto nonna, non è veramente stai inguaiato. Questa è un'allergia. La faccio loro. Ma ci credo perché si chiamano chat line, perché se chat line uno c'ha uno sa anche chi c'ha il ciato riposante, c'ha il ciato dax, e tu c'hai un ciato più riposante. Con chi si continuava a chiamare, dice vicino nonno, ma come ti chiami? O nonno con grandissima eleganza rispondette, Pascal. O nonno potevo rispondere, Pascensore, invece rispondette, ottimi. Che continuava a stare, e qua fu bellissimo nonno, c'è testo vicino nonno, ma come sei fatto? Rispunnetto nonno, a vino. pensate mio nonno è talmente ignorante che una volta tra sette due banculotto c'è uno vicino nonno, sapete da femmina quanto fa? Rispunnetto nonno, quanto te ne genio. Un'altra volta il nonno entrò in un negozio e disse, quanto costa quel cappotto? 1500 euro, è della DSL, ricetto nonno, cassano 200 euro, rammelo con l'impianto a gas. Ma la cosa più bella del nonno fu io, si toccò quando mio nonno andò con mia nonna in un noto ristorante che si chiama La Sacrestia e si mangiò veramente di tutto, però era un ristorante prestigioso. Allora trasetto nonno con un grande bermuda in un zoccolo per scicchissimo, a nonna ancora un chili di mandesine che stava facendo i piatti. O quando che ma nonna è fatta così, o fa uno o nuanta. Comunque, mentre stava entrando, il cameriere vide il nonno. C'è vicino nonna, che fate? Sto dicendo, che fate? Questo tavolo è riservato. Certo nonno, è riservato, vabbè, ma tanto chi cazzo lo ha parlato? Diciamo buongiorno, buonasera, non è che noi esageriamo le nostre cose. Quando a un certo punto si avvicina uno, certo nonno, ma lei chi è? Spunetto che io sono il sommelier, devo assaggiare il vostro vino. Io un bicchiere sono detto, certo nonno, ma che fate? E non devo assaggiare il vostro vino. Spunetto no, non è cornuto. Io poi metto tutto vivo. Quante belle pure si avvicina uno tanto. Certo nonno, ma lei chi è? Io sono il metro. Certo nonno, un metro. È bene che sei ancora arrabbiato. Sciogliata! Ma la cosa più bella del nonno fu io. Si toccò? Quando mio fratello tornò dalla Spagna e portò le nacchere. O nonno ne pigliai uno, si ammettette mucca, dicette vicino a frata, ma stronzo, t'hanno fatta! Sti cozzo che sono asciuta vacante.